ben qualificata, due punti, due quindi punti, per Porrossi, che va 11-10. Ricordiamo che stavano 10-4. Io Marco ti ricordo, visto nel corso della giornata abbiamo visto dei vantaggi e io più volte avevo detto, non per arrogarmi una ragione, che a questi livelli dobbiamo sempre aspettare il termine della partita. Partita equilibrata quando si incontrano due giocatori di questo livello. Bellissima, insomma, partita di livello. Questo livello. Ora Leonardo impatta il pallino, dovrebbe essere il vantaggio del pallino. Vediamo, no. Forse no. No. Paolo Chianella. Regolare, neanche ha misurato, quindi ha visto. Era regolare. I suoi occhi che era regolare. Da Luca Formicone decide di andare all'accosto, anche perché la palla di. La boccia di Leonardo Porrossi era leggermente lunga. Impatta il pallino, ma la boccia prosegue. Potrebbe essere lunga. Prosegue, quindi non sappiamo. Sembra possa aver anche preso, forse. Da qui, vedendo dai monitor, sembra possa aver anche preso. Vediamo. Siamo in una posizione sinceramente infelice. Non ha preso. No, resta il punto di. Punta leggermente lunga. Non di tanto. Di Leonardo. Insiste Gianluca Formicone con l'andare a punto, cerca la boccia probabilmente dell'avversario, non la tocca, la avvicina, anzi. Sì, la sposta leggermente, ma dalla parte della posizione dalla del pallino. Parte del quindi punto, ci può essere anche lo scarico sul secondo punto di Formicone. Ma ci sarà il colpo del pallino. Pallino, infatti. Annulla ancora di nuovo il gioco. Ordinaria amministrazione per questo livello, tipo di giocatori. Ordinaria amministrazione. Annullare, che ricordiamo che non è facile perché utilizziamo dei pallini no fly, però loro riescono ma come vedi, a togliere il no e li fanno comunque volare. No fly, non so su che tipo di corsie, forse sulla breccia, come si dice a Perugia. Sulle nostre corsie sono fly, abbastanza fly, perché vanno fuori, a mio modo di vedere, ma non solo a mio modo di vedere, a giudizio di chi frequenta il nostro impianto, di chi calca le nostre corsie, quando è giusto che vadano fuori, insomma. Ha fatto un colpo di raffa in sopramano, ha centrato il pallino e è schizzato fuori dalla corsia, senza impennarsi, soprattutto senza fare quelle traiettorie pericolose per l'incolumità magari dei giocatori che stanno a fianco. In un impianto che ha 8 corsie è una cosa che noi responsabilmente ci siamo sentiti di prendere in considerazione proprio sulla scelta di questo prodotto. 11-10 ha impostato Leonardo Porrossi, ha impostato la sua boccia laterale al pallino. Resta il punto però per resta Leonardo, il punto di Leonardo Porrossi, nonostante la scelta del sottomano di Gianluca Formicone. Smezza la boccia. Ha fatto il pieno. La carambola alle tavole di fondo fa rientrare di più, anzi più vicina alla traiettoria del pallino, la boccia di Leonardo Porrossi. Perde il sovrabboccia, adesso gioca il punto, vediamo se cercherà lo scarico. Boccia leggermente arretrata. E ora è la volta di quasi parallela di Porrossi. Centra la boccia del punto, vediamo però sempre l'esito della carambola alla tavola di fondo. Si sposta il pallino, favorisce in questo caso Gianluca Formicone, è suo il punto, l'attribuzione del punto. Due bocce per ciascuno da giocare. Da non dimenticare però che a questo punto Formicone riprende il sovrabboccia, che a questo livello comunque sia può essere decisivo. Boccia molto importante questa tirata da Leonardo Porrossi. Da dire che Leonardo forse ha commesso a inizio dell'incontro di finale
qualche sbavatura, chiamiamolo così, in fase di accosto, ha recuperato nella seconda metà dell'incontro, infatti la cosa gli ha consentito anche un recupero. Però adesso c'è il colpo formidabile di Gianluca sottomano. Formicone in sottomano, che fa carambolare anche le bocce che erano negli ultimi 4 metri. Si rialzano, in particolare una di Gianluca Formicone, che prende 2 punti. Silenzio, perché c'è partita a terra per Gianluca Formicone. Il colpo sul pallino colpisce bene Leonardo, gli gioca 2 punti ora per lui. E Leonardo Porrossi, applausi a scena aperta con l'ultima boccia. Sì. Colpisce il pallino. Io credo che siamo tutti d'accordo che sia un finale di partita in maniera veramente straordinaria. Sia da una parte che dall'altra. Ora sono 2 punti a terra per Leonardo Porrossi, per Gianluca Formicone. L'ultima possibilità, colpire il terzo punto, c'è un rimpallo, si rialzano, colpisce piena la boccia del terzo punto, guadagna il punto Gianluca Formicone, c'è da misurare per il secondo punto. Per il punto partita c'è da misurare. Esattamente. Anzi, il punto torneo. Punto trofeo. È un momento delicatissimo, un finale giocato alla grande da entrambi i contendenti. Gianluca si è affidato al colpo sulla sua boccia corta, la centra in maniera veramente perfetta, il rimpallo lo favorisce e realizza un punto. E siamo all'11 pari. Un punto, 11 pari. Municipale. Momenti anche un separetto simpatico tra due giocatori che stimola l'applauso dei spettatori. Mai nessuna finale credo sia stata più bella se giocata sull'11 pari. No, ce ne sono sull'11, sì, no, sull'11 dico, pari, però più bella se giocata sull'11 pari, sai, ci sono anche quelle finali che finiscono 12-2, 12-6, 12-4. Non è finalmente scontata. Una finale che non è scontata. Comunque, quando c'hai Formicone e Porrossi in campo. L'avevamo detto, la cosa bella detto che voglio sottolineare è stato questo momento che è di calo di tensione tra i giocatori, che si sono scambiati, diciamo, anche un gesto affettuoso, direi, dopo la tensione e l'attribuzione dell'eventuale secondo punto per Formicone. Questo è un gesto che a me è piaciuto molto, non so se Francesco è riuscito a coglierne l'aspetto che sto sottolineando. Annuisce Francesco, quindi credo che abbia colto il tuo aspetto. Bocciata buona ma non fortunata di Leonardo Porrozzi, che sai, sull'11-11 costretto adesso. Con la prima boccia comunque era per lui importante colpire, ha colpito. Sì. Poi abbiamo visto anche precedentemente che le ultime due bocciate sono state, a credo, tavola di fondo fanno gioco soltanto alla fine della tornata. Quindi qualcuno qui intorno ha anche detto, adesso cosa fa? Perché c'erano le due bocce di Leonardo Porrozzi su quell'angolo, altre due bocce di... Soltanto centrando la boccia che aveva sotto la asse laterale poteva risolvere Gianluca Formicone, che riconquista il punto con questa bocciata. Due bocce per ciascuna disposizione. Decide ancora di allungare sul pallino, di andare a punto. Ovviamente. Leonardo Porrozzi, una tattica che finora comunque lo ha pagato. Leggermente lunga, boccia vediamo lunga. Adesso però cosa succede. Con la risposta sicuramente, con la giocata appunto di Gianluca Formicone. Questa è una buonissima boccia tirata gioca da bene, Gianluca Formicone. Gioca bene, tenta di mettere un'ipoteca sul... L'esperienza, la sul tranquillità. Trofeo Gianluca Formicone, ora
un attimo di concentrazione per Porrossi, ultima boccia a disposizione, deve togliere il punto, ha tirato bene e non va l'ultima boccia lì. Non va, finisce di Leonardo Porrossi. Gianluca Formicone si aggiudica il sesto trofeo Euro Chocolat. Io ringrazio tutti voi che ci avete seguito, un ringraziamento ovviamente a Francesco Castura alla regia, Massimo Parretta per ci ha dato una mano con gli aggiornamenti dei risultati, ringrazio Marco Mariuccini che per la prima volta ha partecipato alla diretta voi, streaming. Ringrazio Francesco. Saluto i nostri streaming spettatori e alla prossima. E quindi vi aspettiamo per il prossimo evento del Comitato Provinciale di Perugia. Un saluto anche da Antonio Minelli che vi parla, vi lascio alle immagini della premiazione. A risentirci, a presto.